dico, ecco qua lo straccione e il sensei che vi salutano, e siamo davanti allo stand della Cosmic Bandai Cosmic Group, dove in anteprima mondiale è presentato il Super Robot Shogokin, il Zig. E è il Zig classico, non è il Zig visto in Shin Zig che pensavamo che era quello, invece no, che era sempre quello. Perché ha letto Kotetsu quello là, può darsi. E comunque è il Zig classico, né più né meno. Allora la resa sembra bella, comunque il modellino sembra bello. Il problema è che non è dotato di snodi magnetici. Non so se la quando poi verrà migliorato sarà dotato di snodi magnetici. Che dire, secondo me il momento è un po' inflazionato di Zig. Non so se sia stata una scelta giusta da parte di Bandai, e sicuramente avrà un prezzo molto abbordabile. Detto questo, vi facciamo anche vedere poi le altre cose che qua vediamo allo possiamo stand. Vedere comunque che c'è il Mazin Kaiser Final Count, che sarà la prima delle prossime uscite. Molto bello il Mazin Kaiser con le ali, poi il classico Grandizer SRC Tamashii Web Limited con il Mazin Kaiser Z Colo, il Mazinga Z Kurogane. Esatto. E dobbiamo inquadrare questa merda. I catamari. Giusto per farvi vedere quanto sono brutti i catamari. Ve lo facciamo vedere. Ci sarebbe una novità, una mezza novità. Esatto, sì. Andiamo avanti. Le cose classiche, vediamo così. Che c'è l'Arcadia, il Trider, e una delle novità che qui ritroverete presto sulle nostre recensioni, il Gunbuster ZX34R, che ha una colorazione che a me piace molto. Lo vediamo per la prima volta, a me è già arrivato, però lo devo ancora scartare. Vediamo, passiamo a Mario. Molto brevemente, se ne frega. Questo abbiamo le One Piece, le anche figlie. Ranma, che è una novità, è uscita l'anno prossimo. Ranma. Ti interessa Ranma? Esatto. Dragon Ball di qua, dove vediamo il Super Saiyajin God contro Freezer, eccetera. Andiamo avanti. Queste figure. Beh, io odio Dragon Ball, quindi non riesco a... Ecco le cose di Bandai dedicate a... Cacchio, ecco, Star Wars? Sì, però una versione un po'... Star Wars? L'ultimo episodio? Boh. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Qua c'è la ragazza che prima è stata molto carina, cioè, e ci ha fatto anche l'omaggio. Esatto. Poi abbiamo qua una figata. Che peccato che non ci siano gli altri 11 cavalieri d'oro. Peccato. C'è solo Ayalos. Okay. Vabbè, che però fa la sua figura. Sì. Giriamo di qua. Qua spara un po', però... Qua c'è suo fratello. Ad Asgard. Esatto, questa è la nuova serie di Soul of Gold. Che, che già conosciamo. Com'è che si intitola la serie Soul of Gold? Soul of Gold. E basta, non c'erano delle altre... No, niente, mi sbaglio io. Soul of Gold. Qui vediamo il Tempio di Nettuno. Più che altro Dino. Cosa vedo là? A propinqua di... Ah, Iga. Qui c'è un coro, Iga. Qua, secondo me, non ce n'è mica per nessuno. Bello, sì. E noi lo avremo. Esatto. Sempre se non succede una catastrofe. La catastrofe. No, anzi, la catastrofe può succedere. Ma questo arriverà. Comunque. Beh, bello molto. È la prima volta che lo vedo, anche il pezzo, il prezzo sdrenante. Beh, vabbè, però non è ancora il momento. Non è ancora il momento. No, sarà, esce a dicembre di quest'anno in Giappone. Ah, da noi arriverà un po' dopo. Beh, possiamo già salutare? Sì, direi di sì, abbiamo fatto tutto. Meglio di così? Fantastico. Vabbè, non c'è l'avvocato. Ah, giusto.